questo libro del professor Barbero, I prigionieri dei Savoia, la vera storia della congiura di Fenestrelle, va a toccare non un argomento qualsiasi, ma un argomento che nella epopea meridionale, quella portata avanti dai movimenti meridionali, eccetera, è una sorta di sacralità, come se fosse un altare della patria, dei vinti cosiddetti durante il Risorgimento, perché lì, secondo i movimenti meridionalistici, è venuto tutt'altro che quello che lei afferma invece nel suo libro, cioè una... portati dai soldati in una caserma e non in un campo di concentramento per un'operazione, diciamo, militare normale, perché quei soldati poi dovevano entrare nel nuovo esercito italiano, mentre i movimenti meridionali, il movimento neobolsovico in particolare, parla di deportazione, di campo di concentramento, di stile Auschwitz, eccetera. Quando io ho pubblicato questo libro, e già prima, quando mi è capitato di accennare a questi problemi in televisione, ho immediatamente ricevuto una valanga di email di insulti violentissimi e razzisti. Il punto che a me interessa è: si dice, si scrive e si crede che lo Stato italiano tra il 1860 e il 61 ha scientificamente sterminato migliaia di italiani facendoli morire di fame e di freddo, questo non è vero. Il professore, come fa in tutto il libro, continua a fare anche in diretta, continua a fare anche in diretta e dal vivo, perché lui mi cita un articolo di un istituto di Sicilia, non so manco chi siano questi personaggi. Il professore credo che dovrebbe, insomma, usare un po' meglio il mezzo internet, perché lui, se si scaglia nel libro contro Di Fiore, contro di me o contro Pinaprile, al pari di come si scaglia magari contro un titolo, un tizio che scrive una cosa. Il mondo di internet, professore, è molto vario, c'è di tutto, ci sono gente, persone che si arrabbiano, persone che scrivono delle castronerie, anche legate magari ad altre storie. Insomma, non è che noi possiamo scrivere un libro pigliandosela con un sito che si chiama Come Don Chisciotte, con tutto il rispetto, non so chi siano, non si può scrivere un paragrafo del libro per prendere stato come Don Chisciotte. Però mi contento solo una cosa, io mi chiedo però, conti fatti, tutta questa carica e questa indignazione che le parte dalla notizia che qualcuno andrà a commemorare di caduti a Fenestrelle, che qualcuno forse invece di scrivere che erano 100 caduti ha scritto che erano 1000 o cose di questo tipo, io mi chiedo, professore, lei dov'era? Quando un signore che ha governato l'Italia fino a qualche giorno fa e che ancora governa ha detto che col tricolore si puliva il sedere, lei dov'era quando queste persone stanno governando e ha governato anche la tua regione? Il governatore della tua regione, che è Piemonte, è un leghista, uno della Lega Nord, che con i valori dell'Italia e del Risorgimento sappiamo che cosa hanno combinato. Questa carica di indignazione lei la riserva a chi dice che a Fenestrelle forse non sono morte 40 persone, ma ne saranno morte 4. Come dice lei, ma non lo dice nel libro, lo dice adesso, ogni morto è sacro, ogni caduto è sacro. Lei scrive a proposito dei caduti di Fenestrelle, morti negli ospedali, di quei poveracci non so come considerarli, perché in realtà si tratta di poveracci che sarebbero morti, poveracci. No, lo dice questo, lei, lo dice lei, adesso si tratta di poveracci, ah no, scrive una cosa che devo dire, anche devo dire, molto imbarazzante, dice, in realtà facendo questa affermazione so che potrebbe sembrare provocatoria e quindi non la faccio, però nel frattempo l'ha scritta sul libro, sollecito la pagina, insomma dovrebbe ricordarla, il suo libro, sì. E parlando dei caduti negli ospedali, parla di poveracci che non dovrebbero avere tutti questi caduti come, ecco, non dovrebbero essere definiti i nostri caduti, perché in fondo sarebbero morti magari di malattia in ospedale. Professore, mi chiedo, per una guerra non dichiarata, come lei stesso dichiara nel libro, chi aveva il diritto di portarsi un militare a 1000 chilometri di distanza dal proprio paese e a 1800 metri e farlo morire in un ospedale di tubercolosi senza avere nella sua mano la mano della mamma o della moglie o del padre? Chi aveva il diritto di farci questo 150 anni fa? Per quale legge? Per quale riforma? Per quale rivoluzione? Lei parla di 58.000 persone, 60.000 persone secondo i dati della relazione Torre che cita lei, la cita prima di Fiore come fonte tra l'altro, e parla di 60.000 persone come se fossero dei numeri, dice a Civitella è morto in fondo lo 0,7%. Allora lì andiamo su un discorso diverso e io devo dire con grande rammarico, come ho parlato anche con il suo amico Bossuto diverso tempo, siamo quasi diventati amici, mi rendo conto che molto spesso le distanze tra noi, a volte, ed è amaro considerarlo, non sono geografiche, non sono storiografiche, ma rischiano di diventare umane. Perché lei mi cita 200 episodi di razzismo antimeridionale e antinapoletano nel momento in cui questi soldati venivano portati. Lei dice portati, noi diciamo deportati, questo è un cavillo. Lei dice campo di concentramento, no, io dico campo di concentramento sì, perché quando si concentrano in un posto 12.000 persone, quello si chiama campo di concentramento. Un signore che si chiama Lemkin, che certamente a proposito di genocidi ne sapeva più di me e più di lei, senza nessun dubbio, dice che in realtà è un'altra cosa contro la quale lei si scaglia, cioè non fu un genocidio. Lemkin, che ha inventato il termine genocidio, che certamente avvocato polacco sapeva che cosa diceva, dice che in realtà il genocidio è quando si commette, quando si compie una serie di atti che sono finalizzati a distruggere i fondamenti essenziali della vita di gruppi nazionali. La distruzione delle istituzioni, dell'economia, la distruzione dei sentimenti nazionali e perfino della vita. Quando ai soldati gli si chiedeva che cosa vuoi fare, vuoi passare con l'esercito da pausa o no, e il soldato rispondeva uno Dio, uno Re. Quando quel soldato che lei cita dice io non sono né italiano né piemontese ma sono napoletano, bisognava lasciarlo a Napoli, professor, non portarlo a 2000 km e a 1200 metri d'altezza se fosse stato tutto in buona fede, perché magari non l'hanno portato lì per sterminarli, ma lei in tutte le 400 pagine del libro con le fonti che utilizza, mi scusi, qua viene pure l'attivista, perché io sono diventato proponico non perché voglio parlare di tarantelle di siero, perché magari un mio antenato era nobile, tutt'altro, discendiamo da una famiglia molto popolare dei quartieri bassi della Napoli popolare.
Io sono diventato proprio perché ho studiato per 3 anni archivistica all'archivio di Stato e ci vado tutti i giorni. Non so quante ore lei ha speso in archivio, come quelle di volo, diciamo, no? Io ho in archivio migliaia di ore di lavoro. E significa che io so che in archivio sono più documenti che mancano che quelli che sono presenti, e di questo mi rammarico, perché nel suo libro non può ridere di fronte ai morti. La sua risata è la stessa che accompagna i passi nei quali dice che questi soldati ci si sputava addosso, e con un pizzico di ironia dice in fondo, poi effettivamente tutti dicevano che erano lui che puzzavano e non si lavavano. Ovviamente, dopo settimane e mesi di maggio di battaglie, come non potevano essere lui questi soldati? Lei mi cita il brano nel quale si procuravano le coperte dei soldati. Lei ha il coraggio di citare un brano nel quale si dice: nel campo di San Maurizio, dove erano ospitati fino a 12.000 soldati, in questo campo di San Maurizio la sera ci sono dei resoconti sulla Gazzetta che parla di Torino, che parlano di ufficiali, di soldati napoletani che la sera ballavano le tarantelle e cantavano le canzoni dedicando agli ufficiali sabaudi. Questo, mi scusi, è una cosa strana, però io so che questa cosa la tocca molto dal punto di vista culturale. Gli stessi esempi sono presenti nei campi di concentramento tedeschi nazisti, dove gli internati formavano delle orchestrine e suonavano in maniera macabra. Lei mi vuole far credere che quei 12.000 tra i 12.000 ci fosse qualcuno che lontano migliaia di chilometri da casa sua la sera ballasse la tarantella? E come prima, lei forse non lo crede, ma mi cita la testimonianza. Questo poi mi chiedo, e qui entriamo nel discorso dell'archivistica, lei ha esaminato dei fasci dell'archivio del Stato di Torino, 65 fasci. Io ho avuto una bella corrispondenza con la direttrice dell'archivio del Stato di Torino in diverse settimane, e ho chiesto in realtà la consistenza di certi fondi. A parte il dato che in archivio e lì a Torino ci sono moltissimi fondi, anche quelli che lei ha toccato, non sono catalogati, quindi sono di fatto impossibili da consultare. Lei mi parla di materiali relativi a tutto quello che riguarda il mondo militare, cioè l'archivio del Stato di Torino, dal 1821 al 1870, di 2.773 unità archivistiche. 2.773 unità archivistiche, lei ha consultato 65 fasci. Uno, due, la stessa dottoressa, direttrice dell'archivio, mi dice che queste unità archivistiche, si tratta insomma di fondi consistenti con migliaia di documenti, non hanno strumenti di corredo. Chi sa l'archivistica significa che la ricerca da fare su queste carte è al buio, non sono catalogate per anni, non sono catalogate per te, non sono catalogate per zone. Lei, devo dire, con la presunzione che accompagna tutto il libro nel senso etimologico, non di aggettivo, cioè lei presume, nel senso che dà per scontato certe cose che poi nella realtà dei fatti non si verificano archivisticamente parlando, dà per scontato che tutte le carte dell'archivio di Stato di Torino. Lei è stato per caso all'archivio centrale dello Stato di Roma, dove ci sono migliaia di fondi che parlano di questi temi, brigantaggio incluso, e per brigantaggio diamo anche pagine di storia legate ai soldati italiani. Lei ha consultato 16 fasci dell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano. Là ci sono 153 buste che nessuno ha letto mai, dall'Unità d'Italia in poi. A lei non risultano tutti i documenti relativi, ho portato le copie, magari se le volete ve le do, le lascio, insomma, per passare tra voi, sono gratuite, di documenti che lei non ha consultato, perché lei non è passato all'archivio di Stato di Alessandria, non è passato all'archivio di esame di Alessandria, ed è sui suoi confini, i confini della sua ricerca archivistica, io vi do ciò io poi dopo. I confini della sua ricerca archivistica si estendono da Torino a un fondo consultato presso il Tribunale di Pinerolo. Quindi diciamo una ricerca, tutto sommato, di stampa. E Roma, le 16 buste sulle complessive centinaia di buste che sono lì nel fondo della terza. A lei mancano, per esempio, facciamo un esempio concreto, e qui di fronte ai nostri occhi, come fotocopia, lei mancano i dati di questo archivio di Stato di Alessandro, dove risultano in pochi giorni di ricerca fatta dai nostri volontari con le collette, perché questo, in fondo poi tutta la questione è questa. Lei si indigna perché qualcuno a spese sue, con una colletta, è andato a mettere una lapide a fenestrelle. Io le garantisco che quei 20 personaggi che sono andati a fenestrelle hanno fatto una colletta in famiglia per arrivare fino a fenestrelle. Non si indigna però per i 3,5 milioni di scandalo finanziario legato alle celebrazioni per i 150 anni dell'Italia Unita, non si indigna per le migliaia di lapidi che in tutta Italia ricordano, lei lo dice anche in un'intervista, se vedete le mistificazioni del risorgimento, o quei generali che sui compaesani, diciamo, del 1860, che massacrarono la nostra gente. Lei si indigna per le lapidi che hanno messo con le collette, ma non per le migliaia di lapidi di quei generali esaltati in tutta l'Italia del centro e tutto del nord, che sono stati di fondo i massacratori della nostra gente. Le fotocopie che qui vediamo sono esemplificative di certi documenti che lei non cita, perché Alessandro, il nostro volontario, a spese sue, ha ritrovato in pochi giorni di ricerca 150 atti di morte come questo qui. Militari tra i 22 e i 37 anni, e questi militari risultano deceduti in due cappelle, in sole due cappelle ad Alessandria. Se siamo riusciti a trovare noi, con le collette, questi 150 atti di morte ad Alessandria, le cattive dei nostri soldati, questo posso dire, lei però più ride e io più li preoccupo. E io più penso che in realtà la distanza non è storiografica, ma è veramente umana, e di questo mi dispiace molto. Lei dice, caro professore, ci sono così tante migliaia di faldoni di documenti, lei non li ha visti tutti. Sarebbe bello che lei facesse un confronto con quanti documenti hanno visto invece Martucci o Di Fiore o Izzo o così via. Lei ha una grande esperienza archivistica e dunque sa anche che quando si fa una ricerca d'archivio si vanno a cercare le fonti dove è più probabile trovarle e si va avanti fino a quando non si è raccolta abbastanza roba per avere un'idea chiara di cosa è successo. Ed è documentabile che non c'è stato nessuno sterminio e che tutti questi uomini hanno continuato a prestare servizio nell'esercito italiano. Così come è ampiamente documentabile che non erano contenti di farlo. Perché finché erano stati prigionieri di guerra non volevano e non li hanno potuti costringere, come emerge con la massima chiarezza dai documenti. E invece quando è stata fatta l'annessione e proclamato il Regno d'Italia, già prima della proclamazione, quando è stata fatta l'annessione del Sud, gli è stato detto: voi adesso siete
non cittadini italiani, perché allora non si diceva così. Voi adesso siete sudditi italiani, tutti gli obblighi che avevate verso il passato governo li avete verso il nuovo. Dovevate fare ancora 5 anni di servizio militare per Francesco, li dovete fare per Vittorio Emanuele. Va da sé che se uno pensa che quell'unione non si doveva fare, che il sud doveva restarsene per conto suo e non doveva essere unificato, è un'opinione perfettamente rispettabile. Ma non di questo stiamo parlando. Qui ci stiamo chiedendo se chi ha fatto quell'unificazione lo ha fatto sterminando e massacrando e violando tutte le regole, oppure ha rispettato leggi e regole precise. Ci stiamo chiedendo se quelle migliaia di uomini sono stati sterminati e quindi bisogna salire a commemorarli, o invece se non sono stati affatto sterminati. Dopodiché, che qualcuno sia morto in un ospedale militare, per ognuno di loro è una tragedia, naturalmente. Come per ogni soldato, italiano o non italiano, che morisse in un ospedale militare. Tuttavia, bisogna vedere quanto uno vuole impegnarsi, naturalmente, nella memoria di chi è morto in un ospedale militare. Lei dirà, li state ridendo. No, ma la storia è fatta di questo, è fatta delle vite di milioni di persone a cui succede di tutto. E noi non... E dalla morte, poi, di queste persone. E noi non dobbiamo, se li rispettiamo, inventare delle cose sul loro destino. Dobbiamo rispettare quello che gli è successo davvero e che la documentazione con assoluta certezza dimostra che gli è successo. Dopodiché, io mi sono fermato e ho scritto un libro di 400 pagine. Quando ho visto tutti i fondi che all'Archivio di Stato di Torino, per comune consenso degli archivisti, erano quelli che con più probabilità contenevano documenti, con più probabilità, perché è così che si lavora. Perché è così che si lavora, perché quando tu... Sì, caro signore, del resto... Vabbè, allora capisco perché lei nel suo comunicato stampa dice come si permette Barbero di intervenire su questi argomenti che sono oggetto di nostre decennali ricerche. Perché in archivio non si lavora con la probabilità. Ma che dice, professore, scusi? In archivio si lavora così. Non si lavora con i documenti, non si lavora con la probabilità. Ma che non mi fraintenda. Cerchi di far fraintendere loro. Io ho detto che si lavora con i documenti e i documenti sono una marea immensa e disordinata. Si vanno a cercare i documenti. Quando io ho trovato abbastanza documenti da soddisfare la mia coscienza, che quella storia nell'essenziale l'ho ricostruita, io so perfettamente che chissà quanti altri documenti mi mancano. Io non ho detto, va bene, voglio sapere i nomi di tutti quei 100.000 e quindi passerò 10 anni in archivio a contarli tutti. Non l'ho fatto io e non l'ha fatto lei. Dobbiamo farlo. Si potrebbe anche farlo, sono scelte di vita che ognuno fa. Quello che le contesto è che quando uno storico ha visto un numero di documenti sufficienti per ricostruire ciò che è accaduto e tutti questi documenti raccontano una stessa storia, la probabilità di trovare qualcosa che cambia il quadro a un certo punto comincia a diminuire e a quel punto uno può decidere di dire: io sono soddisfatto, la mia coscienza mi dice che questa storia ormai la conosco a sufficienza, e cioè senza tantissimi dettagli, si capisce? Perché i libri a un certo punto bisogna finirli, e i libri non possono essere di 400.000 pagine, devono essere di 400. Detto questo, naturalmente, uno dei documenti che lei ha distribuito, l'annuncio del prossimo imbarco alla volta di Genova di 3.000 prigionieri di guerra napoletani, eccetera... 30.000. Comunque ha ragione. Ha ragione, sono 30.000. Leggo quello che lei ha distribuito, abbia pazienza. E comunque perfettamente. E come lei mi sta dimostrando, lei sa benissimo che io questo documento lo conosco e ne parlo nel mio libro. Non ho ben capito perché l'abbia distribuito con un fascetto di documenti che lei ha presentato come i documenti che il professor Barbero non ha visto e non conosce. Certo, perché il professor Barbero cita questo documento dicendo che in realtà la cifra di 30.000 non era attendibile, così come fa con molti altri documenti. E invece secondo me è attendibile, perché il problema è molto che uno possa pubblicare un libro dopo delle ricerche che durano 2-3 anni per chiuderlo, siamo tutti d'accordo. Che si possa proporre un dibattito storiografico come quello di stasera, siamo tutti d'accordo, non saremo qui, né io né lei, e nemmeno la terza, nemmeno Padrum, ovviamente. Il problema è uscire dicendo sui giornali, soprattutto sui giornali, con paginate intere di giornali, mi faccia dire una cosa, insomma, tra di noi, siamo tra di noi, lo possiamo dire, senza alcun diritto di replica, perché non c'è stata la possibilità da parte di nessuno che si chiamasse Lorenzo Del Boca, che si chiamasse Gigi Di Fiore, di replicare a certi interventi. Ha scritto Di Fiore, allora, devo dirle come è riuscito a scrivere Di Fiore, meglio che non io lo so. Di Fiore per miracolo scritto... è riuscito a scrivere sul latino che è suo. Esattamente, ho detto bene per miracolo, perché non era previsto l'intervento di Fiore, ma non era previsto il mio intervento, che è stato pubblicato al mattino dopo l'intervento dell'ufficio legale del momento proprio. Figuriamo. Abbia pazienza, a me io, no, però mettiamo i puntini sulle i, caro professore. No, poi si dimenticheranno tutti, mi scusi. Lasceremo Di Fiore il mattino nel libro. Purtroppo il dibattito è così. Lei mi dice che questo libro stabilisce, ho detto pochi secondi fa, tutti d'accordo sulla tesi, sulla ricerca e su un libro pubblicare. Meno d'accordo quando si dice che con assoluta certezza viene fuori il dato che questi soldati 2 più 2 sappiamo tutti che fine hanno fatto. Poi mi dice che probabilmente è così e che la sua coscienza gli dice così. Lo dico con tutto l'affetto e rispetto per la sua e per la mia coscienza, ma la ricerca in archivio è un'altra cosa. La ricerca in archivio che chiude una questione è quella che esamina tutte le carte. Professore, a Torino ci sono solo nella sua città 2.773 unità archivistiche. Lei ha consultato 65 fasci. Lei a Roma ha consultato 16 fasci. Non è mai passato all'archivio centrale dello Stato, non è mai passato, lo so perché ho degli amici là che lavorano all'archivio
di Stato di Napoli, dove ci sono molte notizie, per esempio un fascio, e continua a ridere, è quello che devo dire. Ma lo so, ma io parlo di archivi, lei ride, io parlo di morte, lei ride, mi inquieta sta cosa. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Dal punto di vista scientifico e storiografico, per esempio, ne sarà sfuggito un fascio, che invece non è sfuggito a un nostro ragazzo volontario, devo dire. In realtà in questo fascio, che è un fascio leva militare, vengono fuori curiosamente altre centinaia di nominativi di soldati morti a nord. Pensi che quel fascio non doveva stare lì all'archivio di Stato di Napoli, doveva stare all'archivio militare di Pizzo Falcone, nel quale lei non ha messo piede, perché non risulta il suo nome a Pizzo Falcone negli ultimi 5-6 anni. Mi consente anche di dire una cosa relativa alla tesi di fondo del libro. Dal 17 marzo 1861 sono tutti soldati italiani. A Napoli c'è un modo brutto, devo dire, antico, per fortuna negli ultimi tempi è venuto meno, di chiamare le cose quando si vuole spacciarle per un'altra cosa, si chiama scartiloffio. La tesi centrale, però, solo tutto il rispetto, è uno scartiloffio. Perché? Perché qua diciamo che questi soldati dall'oggi al domani, siccome il 17 marzo c'è un decreto che istituisce i Regni d'Italia, non sono più prigionieri, ma sono tutti soldati italiani. Capito? E lei mette in un calderone gigantesco i soldati prigionieri. I renitenti, gli sbandati, i refrattari, i briganti. C'è un signore che ne sapeva molto più di lei e molto più di me, che si chiama il colonnello Cesari, per chi conosce la storia degli archivi è un'autorità, è stato un'autorità il colonnello Cesari, che quando mise mano alle carte del brigantaggio, per brigantaggio diamo tutti i fenomeni, anche quelli legati ai nostri soldati, nell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma, disse: avete presente un mazzo di carte gigantesco? Nel 1920, questo mazzo di carte gigantesco è come se fossero tutte le carte che sono qui. Adesso mischiamo queste carte per 40 minuti, per 45 minuti, e avete l'idea di come sono ridotte le carte del fondo brigantaggio dell'archivio di Stato Maggiore. Lei dice che ha risolto addirittura le questioni che Cesari per 40 anni non ha risolto in archivio. La premessa del libro è legata a quella istanza di indignazione, cioè qui si rischia di balcanizzare l'Italia. L'ha detto anche il nostro editore La Terza sui giornali in qualche intervista: avverto il rischio di balcanizzazione dell'Italia. Qualcuno inizia ad avvertire il rischio che l'Italia possa essere spaccata in due. Ma è uno scherzo oppure una cosa seria? L'Italia è spaccata in due, soprattutto l'Italia è spaccata in due da 151 anni. Perché se noi guardiamo i redditi medi degli italiani in Italia del sud e del nord, relativi a qualche mese fa, pubblicati dall'Istat, noi abbiamo la metà del reddito di quelli del nord. Se noi guardiamo l'occupazione, l'occupazione al sud è la metà di quella del nord. Se noi guardiamo le infrastrutture, i servizi, i diritti, tutto quello che il sud dovrebbe avere, dalla sanità a tutto il resto, scuola compresa, da quale faccio parte come mondo, diciamo, in crisi, noi abbiamo la metà dei diritti di quelli del nord. Ed è la stessa cosa dal 1860 a oggi. Nel 1870 qualcuno ci disse, esaurita la parentesi dopo qualche cosa su questo argomento che il professore tratta non strano in una nota, la questione della Patagonia, della deportazione dei meridionali. In Patagonia è un'altra nota del professore del libro, se possiamo spendere qualche parola dopo. In realtà questo argomento, che inizia con l'idea di deportare 20.000 meridionali e il resto del mondo, Patagonia inclusa, poi viene esaurita da una scelta politica, diciamo, chiara, perché dal 1870 poi i meridionali tolgono i disturbi e diventano il popolo meno abituato a emigrare, il popolo più abituato a emigrare. E la tragedia di questi dati, sa qual è? In realtà nel 1870 qualcuno ha detto ai meridionali, a Bari come a Napoli, come a Reggio Calabria, i nostri ragazzi dovete partire se volete trovare un lavoro. Nel 1914 qualcuno ha detto, è inutile fare nome e cognome, sono i politici che governavano all'epoca, dovete partire se volete trovare un lavoro. Nel 1946 lo stesso accordo fatto col Belgio in cambio della nostra manodopera che andò a morire nel miniere del Belgio, che oggi ogni anno ti ricordano gli invaduti internazionali, quello fu il frutto di un accordo del governo italiano per dare manodopera soprattutto meridionale al Belgio. 5 giorni fa un ministro di questa Repubblica, ministro dell'istruzione tra l'altro, non dell'economia o dello sviluppo, che poteva anche avere qualche minima giustificazione, sa che cosa ha detto ai miei ragazzi, quelli che sono andati a vedere il suo convegno, io insegno nella scuola a Napoli, ha detto: ragazzi, voi dovete abituarvi all'idea che oggi come oggi non è detto che il lavoro possa trovarlo a Bari o a Napoli. Oggi con 30 euro si piglia un euro e si parte, magari potrebbe essere una buona idea emigrare. Cioè per 150 anni ci hanno detto le stesse identiche cose, non è cambiato nulla, e qualcuno qui si scandalizza della possibilità, può essere pure che l'Italia si spacca, può essere pure che l'Italia si balcanizza, qua se c'è qualcuno che non vuole dividere l'Italia siamo noi, i non-conformi, cioè paradossale, ma è così, perché noi abbiamo il diritto di una par condicio da italiani, non solo da meridione, da italiani e da cittadini europei, la par condicio che non abbiamo da 150 anni, altro che rischi, l'Italia è già balcanizzata, l'Italia è già spaccata, che poi ci sono delle classi dirigenti che da questa situazione hanno tratto dei benefici, facendo i giornalisti, i direttori dei giornali, gli editori, gli imprenditori, i politici, sono problemi di chi ha governato questa Italia. E quando è che la classe dirigente del sud fa un grandissimo mea culpa e dice che forse è anche colpa sua se è avvenuto tutto questo? Altro che colpa dei neoproponici. I neoproponici hanno tirato fuori qualche caduto in più a Fenestrelle, e finalmente, perché se qualche pazzo non fosse andato su quella montagna orrenda, tra l'altro a 1250 metri di altezza, lei non avrebbe mai scritto questo libro. È così, e nessuno l'ha mai ringraziati questi tizi che hanno scritto questi tipi di notizie sulle quali lei ha basato il tuo libro. Lei prende il 70% del libro da un signore che si chiama Fulvio Izzo, che è stato il primo a trattare questi argomenti con una certa organicità, ma non ci sono con una lista di morti. Però il primo studio organico è quello di Fulvio Izzo, il quale è stato il primo a scrivere queste cose, e che lei in qualche modo ha citato abbondantemente. Se non fosse stato per quel patto di Fulvio Izzo e per quei pazzi che salivano su quella rocca, lei stasera non sarebbe qui, non avrebbe scritto questo libro, non avrebbe venduto le copie di questo libro. Quindi in realtà lei, nessuno di noi dice che lei non doveva scrivere questo libro, per amor di Dio, l'abbiamo detto prima. Nessuno di noi dice che questi dibattiti non vanno bene. Quello che non si può tollerare è che lei abbia questo atteggiamento nei confronti degli avversari, come autori di furibonde mistificazione, come artefici di fini immondi, e che poi tra l'altro, per deduzione assoluta, abbia chiuso le ricerche. Vi faccio dare un altro dato archivistico abbastanza inquietante.
esplorazione limite, la tua ricerca ha un raggio d'azione, finiamo così, ha un raggio d'azione molto locale nel Piemonte con qualche puntatina a Roma, e in più tra l'altro il raggio d'azione cronologico dei documenti di questo libro sono limitati al 1860, al 1861 e a, attenzione, al primo semestre del 1862, quindi sono 2 anni e qualche mese. E lei dice anche stasera, ho pensato, la mia coscienza mi ha detto che la questione era io, sono professore, il problema è un altro. Se lei avesse scritto un libro per suscitare un dibattito, tutti saremmo stati d'accordo, avremmo messo insieme le ricerche e probabilmente si usciva con una sintesi archivistica efficace e risolutiva. Di fronte a un attacco del tipo ho risolto il problema, è tutto fatto, dopo 2 anni e 6 mesi di studi fatti su 2 anni e 6 mesi e con dei limiti evidenti e delle lacune, non so se riusciamo a dire qualche altra lacuna, farebbe piacere, evidentemente la questione non è così facile da risolvere, anche perché è una questione drammatica che riguarda persone che sono morte a distanza di chilometri, centinaia di chilometri dalla loro patria, dalla loro nazione. Che lei attacca anche il criterio di nazione, ma devo dire questa è la pagina meno bella del libro, quando lei dice che quei soldati erano fedeli al re e non alla nazione. Lei sfugge un piccolo particolare, che il sud era nazione dal 1100, più o meno 700 anni di storia, e che il re era nazione al sud, e che i normanni erano la nazione del sud, e che gli svevi, gli angioini, gli aragonesi, gli spagnoli, i borboni erano la stessa cosa della nazione. Noi eravamo di nazionalità napoletana dal 1130, ecco perché loro giuravano fedeltà al re e alla nazione. Lei dice che questi sono valori posticci, e poi solamente che qualcuno lo crede, questo è inevitabile. Allora, se si suscitano reazioni furibonde, c'è un malessere. Se di fronte al tentativo di fare ricerca storica senza pregiudizi, andando ai fatti e ai documenti, si suscitano reazioni di ostilità preconcetta, c'è un malessere. Io lo qualificherei così. Quel bisogno che qui al sud ha delle radici profonde e verissime di ritrovare orgoglio, identità, di spiegarsi perché ci sono tante cose che non vanno bene, in questa società colta è stato calato anche in una riscrittura del passato, cosa che non è detto si debba sempre fare, perché si potrebbe anche analizzare il presente, perché è stata analizzata in una riscrittura del passato. Nel momento in cui io mi convinco, voi mi direte, tu sei convinto, io non ci credo invece, e va bene, io invece mi convinco che in questa riscrittura del passato vengono falsificate delle cose, e alla gente che cerca un'identità e un motivo di orgoglio si raccontano cose false, trovo che questo sia brutto, è grave e pericoloso. La sua referenza precede queste falsificazioni, glielo garantisco. Qualche settimana fa ho scritto un libro di un docente universitario, un collega di Campero, che si chiama Paolo Magri, Unità e Mezzogiorno, nel quale viene fuori in maniera chiara, netta e inequivocabile, come ha sottolineato con grande sapienza Paolo Mieli nella recensione che ha pubblicato sul Corriere qualche settimana fa, la tesi di fondo di cui stiamo parlando. Dice Magri, sostenuto da Mieli, le classi dirigenti del Sud sono state le stesse dal 1860 ad oggi e non hanno potuto fare granché perché erano complici di un sistema per interessi personali. Punto. Dottor Magri, io non mi sognerei mai di dire il contrario. No, però, siccome le diversificazioni ci possono anche fare, more e chiare, meglio dell'ultimo degli scilipoti di turno, per l'amor di Dio, ma il problema non è questo, il problema è che io metto nello stesso calderone tutte le classi dirigenti del Sud che da 151 anni non hanno voluto risolvere questo problema. Dice giustamente il nostro amico Minarino, se per 150 anni non l'hanno risolto vuol dire che non l'hanno voluto risolvere, e quindi sono tutte colpevoli. Quando nel 1992 ho pubblicato il mio primo libro legato all'industria napoletana, mi sono contato in archivio, tanto per stare in tema, 5.000 fabbriche in tutto il sud continentale, con percentuali di occupati molto più alte rispetto a quelle del centro e del nord. Qualche mese fa due ricercatori della Banca d'Italia hanno messo in evidenza un dato, si chiamano Fenaltea e Ciccarelli, hanno scritto un saggio in inglese che si può scaricare gratuitamente anche su internet, sui quaderni in inglese della Banca d'Italia, e guardano fuori questi dati. Al sud le industrie erano in percentuale pari o superiore a quello del resto del nord. Mi scusi professore, altro che mito della Borbonia Phoenix. Qualche giorno fa è uscito un saggio recensivo dalla Sole 24 Ore di una studiosa che non mi pare non borbonica, si chiama Stéphanie Collet, è una studiosa dell'Università di Bruxelles, la quale ha scritto, con tanto di titolo a 9 colonne sparato dal Sole, che non è il Corriere dei Piccoli, il sud prima dell'Unità d'Italia era finanziariamente come la Germania di oggi, dati alla mano. Altro che mito della Borbonia Phoenix, caro professore. Io per dirle che cosa? Per dire che in realtà qualche anno fa, quando questi pazzi parlavano di fabbriche, quando questi pazzi parlavano di percentuali di finanziari alte rispetto a quello del resto dell'Italia, quando questi pazzi ricordavano i caduti di Ponte Randolfo e i massacrati di Ponte Randolfo e di Casalduni, tutti dicevano che erano storie che non esistevano e che non c'erano documenti. L'anno scorso il presidente della Repubblica Napolitano ha salutato i cittadini di Ponte Randolfo dichiarandoli tutto sommato, anche se nella sostanza questa città martire, perché figli di una storia vista ai margini dalla storiografia. Questo per dirle che cosa? Che probabilmente, se con un pizzico di umiltà in più, con un pizzico anche, devo dirle, di gentilezza in più, lei avesse trattato questo tema, probabilmente saremmo qui stasera a fare un dibattito diverso. E probabilmente può darsi, un appuntamento e un augurio che ci facciamo tutti quanti noi, che fra 5 anni, quando le ricerche veramente potranno dirsi chiuse, altro che chiuse con un semplice libro, con delle semplici ricerche su 2 anni e 6 mesi di lavoro in archivio, probabilmente la sintesi potrebbe essere nettamente diversa da quella che sta venendo fuori stasera. Io le do solo un dato che mi amareggia moltissimo e che non ho trovato nel tuo libro, perché lei, ripeto, negli archivi nostri da sud non c'è passato. Non ci risulta fino adesso un solo rientro di quei 58.000 meridionali che sono stati deportati, secondo noi, al nord delle loro terre di origine. Lei dice che si sono arruolati tranquillamente, che la sera magari ballavano e cantavano e che tutto a posto abbiamo risolto i problemi. Non è così. Lei non cita i 12.000 portati antideportati in Sardegna e li cita Scirocco, che certamente non era roba borbonico. Non ci risultano all'appello diverse migliaia di persone che non sono statistica, sono vite umane in gran parte giovani, di cui potevamo anche avere bisogno. Io dico solo questo. Nel frattempo, mentre le ricerche chiudono, noi pretendiamo, non glielo chiedo ma lo pretendo, più rispetto per la nostra storia. Tanti problemi che hanno i tanti sud, diversi tra loro, dobbiamo cominciare a risolverli noi.
non a dire che sono gli altri brutti, sporchi e cattivi, che hanno sicuramente tanti difetti, ma dobbiamo cominciare a risolverli noi. Risolverli noi vuol dire fare un'analisi spietata dei nostri problemi, anche delle nostre classi dirigenti. E io credo, e questo non se ne dispiace, professor De Crescenzo, che qui c'è un problema napolicentrico. Cioè, i Borboni, Napoli è una città che ha una storia unica in Italia, forse solo Palermo ce l'ha. Questo è un grande problema per i baresi, il comportamento, è certo che lo è. Infatti ogni volta che vado a Napoli discuto molto fortemente con gli amici napoletani, con la mia famiglia, perché credo che Napoli è una città con tali qualità di intelligenza, di capacità professionali, i napoletani vanno nel mondo e fanno cose fantastiche, che se si mettessero insieme e reagissero di più, non delegando al boss politico, eccetera, farebbero meglio. Ma questo è quello che dobbiamo fare, io credo. Ciascuno di noi deve fare. Cioè, va benissimo criticare il Nord, va benissimo anche dire che ci sono per tanti aspetti in questo rapporto abbiamo perduto alcune cose, però ne hanno perdute anche loro e molte cose abbiamo acquisito. E credo che dovremmo, in qualche modo, io credo, tutti, cominciare a ragionare di più sulle specificità e su queste farle in positivo. Cioè capire e comprendere che Napoli ha, per esempio, una qualità che può, su cui far leva il proprio turismo, no? Che forse è sprecata oggi e che i napoletani possono valorizzare molto di più. Che ne dici se questo discorso che hai fatto tu lo facessimo partire da una parità di condizioni di partenza?